Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ha toccato anche la provincia di Arezzo la maxi operazione che Polizia di Stato e Carabinieri hanno portato a termine nei confronti di una grossa organizzazione criminale accusata di reati quali associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapine, detenzione, porto illegali di armi da guerra e comuni da sparo. Nelle ultime ore le forze dell'ordine hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 26 indagati. Uno di questi è stato rintracciato anche in Valdarno dagli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo. I carabinieri invece hanno arrestato in Casentino una 33enne per stalking. L'ex moglie aveva già denunciato il marito per ben 3 volte per atti persecutori, pedinamenti e visite sgradite a sorpresa, poi le violenze verbali culminate nelle minacce di morte. L'uomo era stato allontanato dalla vittima, colpito dal provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento, ma non era bastato. Gli episodi di stalking sono infatti continuati e i carabinieri hanno così arrestato il 33enne dando esecuzione all'ordinanza di aggravamento della misura del divieto di avvicinamento con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. E sempre i carabinieri hanno sorpreso un 21enne con 8 dosi di cocaina nascosta nel fanale anteriore dell'auto. È successo ieri a Cortona, in località Sodo, dove il giovane viaggiava con un'auto noleggiata presso un'agenzia di Roma. È stato fermato e oltre alla droga sono state trovate anche banconote di vario taglio per un totale di circa 400 euro. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, è stato arrestato. E ancora cronaca, ma ci spostiamo adesso in Valdarno, dove si è consumato un maxi furto di nickel. Maxi furto di nickel alla Casprini Gruppo Industriale, una storica azienda che si trova tra Cetinale e Santa Barbara nel comune di Cavriglia. Un colpo pianificato nei minimi dettagli. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì nella storica fabbrica valdarnese. Hanno tagliato la recinzione esterna e si sono diretti verso il magazzino. Ben preciso l'obiettivo dei malviventi, che sono riusciti a portar via circa 15 quintali di nickel stoccato in fusti per poi essere impiegato nella catena di lavorazione della galvanica. I ladri hanno caricato il metallo su un camion della ditta parcheggiato nel piazzale e poi si sono dati alla fuga, un bottino tra i 40 e i 50 mila euro. Scattato l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno dato il via immediatamente alle indagini. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza private delle reti comunali attive nella zona, filmati che sono già al vaglio degli uomini dell'arma. Solamente qualche giorno fa un altro colpo, in questo caso a Quarata, in un'azienda di preziosi. In azione la banda del buco, che è riuscita a fuggire con un bottino da diverse migliaia di euro. Sempre in Valdarno, a San Giovanni Valdarno, si è sviluppato questa mattina un incendio in un appartamento nel quale è rimasto intossicato un minore che si trovava all'interno dell'abitazione. Il rogo ha coinvolto la rimessa della casa e potrebbe essere partito da un focolare. Sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza, che hanno portato il ragazzo in codice giallo all'ospedale della Gruccia di Montevarchi, e i vigili del fuoco. E questo pomeriggio l'evento in ricordo di Oreste Ghinelli, padre del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, dentro alla sala del Consiglio Comunale, fuori da Palazzo Cavallo, una manifestazione di protesta. Oreste Ghinelli è stato tra gli uomini più significativi del Novecento aretino, sì o no? Oreste Ghinelli è nato 100 anni fa, sì. Bene, a tutte queste risposte, e se tutte queste risposte sono affermative, bene ha fatto questa Presidenza del Consiglio a promuovere questa iniziativa. Nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo l'evento per celebrare e commemorare la figura di Oreste Ghinelli, padre dell'attuale sindaco di Arezzo, nonché avvocato, ex consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano, che in gioventù aderì alla Repubblica di Salò, fuori da Palazzo Cavallo, una manifestazione di protesta. Ora, qui siamo sotto il comune Piazza della Libertà. La libertà, questa parola che probabilmente non avrebbe senso
se non l'affiancassimo all'altra parola che a noi piace, liberazione. Quindi per noi gli uomini illustri sono tutti coloro che hanno lottato per la liberazione, perché senza liberazione non c'è libertà. Un appuntamento che è diventato così un caso politico. Io ho rispettato e rispetto sempre il pensiero di tutti i cittadini e mi aspetterei che altrettanto fosse fatto dai cittadini che hanno appartenenza diversa a quella che ho io e che ha avuto mio padre, che comunque viene ricordato perché è stato, come giustamente lei ricordava, per 35 anni in Consiglio Comunale e ha preso parte a quel Consiglio Comunale facendo interventi in certe occasioni e in certa misura anche riuscendo a modificare certe scelte che le amministrazioni di centrosinistra o di sinistra facevano a quel tempo. Sulla questione sono intervenuti anche alcuni docenti aretini che hanno preso carta e penna per scrivere una lettera aperta alla cittadinanza. Come docenti della scuola repubblicana scrivono: siamo chiamati ad insegnare i valori democratici espressi dalla nostra Costituzione, a cominciare dal valore dell'antifascismo e della cultura della legalità. Vorremmo dunque capire in che modo il nome di Oreste Ghinelli dovrebbe essere citato nelle attività educative rivolte ai giovani nel contesto della scuola pubblica italiana. Ancora a politica, si è svolto all'Hotel Etrusco di Arezzo il congresso Area Aretina d'Italia Viva, nel quale è stato nominato presidente Riccardo Sestini. Nel suo intervento ha toccato le linee programmatiche del presente e del futuro d'Italia Viva. Mi piacerebbe, ha dichiarato, pensare ad un partito solido a livello territoriale, capace di saper dialogare con ogni cittadino senza distinzione di età, sesso e nazionalità, capace di saper intraprendere le istanze presentate dal mondo produttivo, da quello sindacale, dal mondo del terzo settore, dove l'organizzazione interna diventa sostanza, dove noi prevale sull'io. Presente ad Arezzo anche il parlamentare europeo Nicola Danti, una presenza molto importante in vista delle prossime elezioni europee. Ci troviamo all'Hotel Etrusco, in corso il congresso provinciale dell'area aretina di Italia Viva. Siamo con Nicola Danti, che è un parlamentare europeo, è venuto a portare la sua testimonianza in un momento possiamo definire cruciale per il partito. Stiamo finendo la organizzazione, abbiamo iniziato prima con i congressi nazionali, regionali e provinciali, ora ci sono i congressi in tutti i comuni della nostra regione, un partito che si radica, che è pronto a affrontare le sfide dei territori, quindi nei comuni dove andremo al voto. Arezzo andrà nel 2025, ma gli altri comuni della provincia di Arezzo e della Toscana, e soprattutto per la grande sfida dell'Europea, che sarà una sfida dalla quale passa il futuro dell'Europa e del nostro Paese. Ecco, a primavera prossima ci sarà questo appuntamento elettorale, non solo in chiave europea ma anche in chiave regionale, comunale, tanti i comuni che saranno chiamati alle urne. C'è qualche difficoltà per quello che riguarda l'accordo tra il centro-sinistra e Italia Viva? Che sta succedendo? C'è difficoltà dove il PD decide di decidere da solo, dove non sceglie la politica ma gruppi di potere che si vogliono autoconservare, come a Firenze, dove non sceglie di fare le primarie e dove pensa che noi siamo dei servi che stanno al loro servizio. Dove ci sono queste situazioni noi diciamo no, grazie. Ecco, lei si ripresenterà al candidato al Parlamento europeo, anche lì sarà un termometro dal punto di vista politico per sapere cosa ne pensa il cittadino comune di ciò che è stato fatto fino ad oggi dal governo Meloni. Ma le europee hanno una valenza nazionale perché è l'unico voto nazionale che si ha dopo un anno e mezzo dal voto politico e quindi evidentemente è misura un po' il termometro, ma le europee saranno molto importanti più che altro per ciò che avverrà in Europa, e c'è un tentativo soprattutto di una destra che non dice più di abbandonare l'Europa, di abbandonare l'euro, ma di ridurre l'Europa a una piccola cosa. Noi abbiamo bisogno, per affrontare dei problemi globali che abbiamo oggi, che sono tanti, enormi, a partire da quelli della guerra che ancora c'è sul territorio europeo, la situazione internazionale, di avere un'Europa più forte.
E ancora politica, parliamo del payback richiesto dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani, ancora non avversato. Per far quadrare il bilancio si va dunque verso un addizionale IRPEF. Italia Viva ha già annunciato che voterà no. Noi vogliamo essere leali ai nostri impegni assunti con il governatore, con il presidente Giani, con la coalizione di centro-sinistra. Però ufficialmente dichiariamo che non siamo disponibili a votare nessun aumento di tassazione, tantomeno l'incremento dell'addizionale IRPEF, che riteniamo essere una manovra, una misura iniqua, non necessaria, vi dimostreremo perché, e soprattutto non condivisa. Non scappiamo dalla maggioranza, ecco, questo lo voglio dire, non è che vorrei deludere i giornalisti. Noi siamo parte integrante di un accordo politico fatto con il presidente Giani, gli impegni si mantengono, ma si mantengono studiando i dossier, lavorando e stando nel merito delle questioni. Cioè, noi non possiamo stare in una regione dove da una parte i soldi pubblici si mettono sugli stati, poi ci si accorge che mancano i soldi in sanità, i manager e i sindaci si aumentano lo stipendio, i servizi del sistema sanitario in alcuni casi faticano, e però a quei cittadini della classe media che faticano, quelle persone che pagherebbero l'addizionale IRPEF, sono quelli, vi faccio un esempio concreto, che mandano i figli all'università e la pagano. Negli altri anni il governo ha preso un impegno e noi non possiamo chiedere ai cittadini toscani uno sforzo nei loro portafogli perché il governo non mantiene un impegno con le regioni. È un errore perché i cittadini non meritano questa tassazione che a nostro avviso, peraltro da quanto si spaventa leggendo i giornali, che io la mattina leggo i giornali, porterebbe la Toscana ad avere il livello di tassazione più alto d'Italia. C'è poco da aggiungere, tutti gli impegni che noi abbiamo preso nei confronti della maggioranza e del governatore li abbiamo assolti, questo non rientra negli impegni, dice è una variabile, sì, ma una variabile che ha delle soluzioni, le soluzioni sono state molto ben esposte da Stefano Scaramelli. Credo che si potrebbe anche andare oltre questa discussione, i tempi ci sono, perché lanciarci qualcosa che potrebbe avere soluzioni più felici e meno dolorose. Non voteremo l'aumento dell'addizionale, chiediamo al Presidente di non depositare quell'emendamento, di non metterci nella condizione di non poterlo votare, non lo diciamo a sessione di bilancio iniziata, lo diciamo prima e non vogliamo, diciamo, essere messi nelle condizioni di dover votare contro a quell'emendamento, non partecipare a quella votazione perché sarebbe un errore. Voltiamo pagina, sarà Francesco Macri a guidare per i prossimi due anni la Confservizi nazionale, la confederazione formata da Astra e Utilitalia che rappresenta 600 imprese dei servizi pubblici con 300.000 dipendenti. Lo ha deciso oggi all'unanimità l'assemblea Confservizi convocata per il rinnovo della presidenza. E ad Arezzo invece sono arrivati due nuovi autobus urbani, primi della flotta elettrica di Autolinee Toscane. I mezzi rientrano nel progetto Arezzo sviluppato da Autolinee Toscane in sintonia con le esigenze di mobilità sostenibile del comune aretino che ha beneficiato dei finanziamenti della regione Toscana. L'ammontare complessivo della spesa finanziata è pari ad oltre 1 milione di euro, interamente coperti i costi dei due autobus ma anche della colonnina di ricarica che sarà installata nel deposito di Autolinee Toscane in via Sette Ponti. E adesso cambiamo argomento per andare a conoscere l'ultima fatica letteraria di Mauro Caneschi. Un libro che si pone su diversi piani, il piano storico perché personaggi del fine 1600 e 1700 sono reali e sono esistiti, il primo di questi è Stradivari. Il piano moderno in cui i protagonisti ovviamente sono frutto della mia fantasia e vanno alla ricerca di quello che appare un enigma posto da un loro amico che ha ritrovato una lettera in cui si parla in maniera abbastanza fumosa di un mistero collegato appunto con Antonio Stradivari. E certo, nella sua vita è stato sempre un personaggio particolare, avvolto dal mistero Stradivari.
Beh, più che avvolto dal mistero è stato molto particolare. Lui è nato, ha vissuto e è morto in Cremona, non si è mai mosso la città. È vissuto fino a oltre 90 anni, è morto mentre stava ancora lavorando nella sua bottega a costruire liuti, violini, chitarre, arpe, violoncelli, eccetera. Ha avuto 2 mogli e 10 figli. Sono stato a Cremona e ho scoperto che la sua casa originale era vicino a una bettola alla fine del 1600. E quindi ho pensato che prima di tornare da tutta la figliolanza, la sera, stanco, sia passato anche nella bettola suddetta a bersi un bicchiere di vino e magari fare una partita a carte. E da lì inizia tutto il gioco, tutto il mistero, tutta la ricerca del tesoro di Stradivari. Tappa retina per il Toscana Gospel Festival. Vediamo il servizio. Ciao everybody! Il Natale si accende con i canti della musica gospel. Sono tornati i concerti della 27esima edizione del Toscana Gospel Festival, che quest'anno rendono omaggio ad una delle personalità più importanti del Novecento, il reverendo Martin Luther King, che con la sua vita, le sue azioni e soprattutto le sue parole ha cambiato profondamente la concezione di libertà e diritti civili. Anni fa, nel 1963, il suo indimenticabile discorso, quella I Have a Dream, che ancora trasmette speranza e desiderio di giustizia. Il Toscana Gospel Festival, con i suoi 12 concerti in tutta la regione, ha fatto tappa anche ad Arezzo, all'Auditorium Carum Hall Guido d'Arezzo, con Roderick, Gilles e Grace. Il viaggio del Toscana Gospel Festival è iniziato nel 1996, una storia di 26 anni con oltre 350 corali, oltre 3.000 artisti e centinaia di concerti in tutta la regione di gruppi gospel talentuosi provenienti dagli Stati Uniti. Alla chiesa del Calcinaio di Cortona ancora un presepe controcorrente. Questa è un'immagine iconografica, in qualche maniera, di una donna in abiti contemporanei arabi, che stringe tra le braccia il corpo di un bambino. È una madre che tiene in braccio il figlio morto, una pietà contemporanea, così è stato definito il presepe allestito nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, nel comune di Cortona. I cartelloni che abbiamo diffuso lungo il percorso, che sono pedagogici, dicono chiaramente che il presepio non è soltanto un fatto da contemplare, ma da realizzare oggi, in questo Natale. E anche noi dobbiamo partire all'alba, perché i giorni sono rimasti pochi, e cominciare a fare qualcosa di veramente serio e impegnativo, perché regni davvero questa pace. Dio non torna più a Betlemme, ma ha incaricato noi di diffondere da Betlemme il suo messaggio in tutte le parti del mondo. Il tema è quello del conflitto israelo-palestinese, un presepe controcorrente a cui il parroco Don Ottorino Cosimi non è nuovo. Lo scorso anno il tema era stato il conflitto tra Russia e Ucraina. Da 3 anni facciamo questo tipo di presepe un po' controcorrente, appunto. Prima avevamo parlato di immigrazione, di migrati, di migranti, e poi abbiamo parlato del conflitto lo scorso anno, purtroppo ancora, tra Russia e Ucraina, e quest'anno il tema purtroppo rimane ancora questo. Ecco, ma perché, appunto, anche come artista, e quindi perché far parlare l'arte, perché questa scelta? Perché è scopo dell'arte far parlare e scuotere in qualche maniera la coscienza pubblica. Quindi questa è l'esigenza di un artista, e questo è il lavoro dell'artista. L'artista non deve solo produrre delle cose belle, altrimenti sarebbe un banale artigiano. L'artista deve fare qualcosa di più. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio. Ieri sera estasi Amaranto. L'Arezzo infatti ha battuto il Perugia 2-0 al Comunale dopo ben 15 anni. Sentiamo le voci dei protagonisti del derby d'Etruria.
sì, una soddisfazione, l'aspettavo da quasi 4 anni, quindi una soddisfazione immensa. Sono stato 3 giorni con i ragazzi cercando di tranquillizzarli il più possibile e dargli quel giusto pizzico di follia che ci deve stare quando si gioca a pallone. Oggi hanno dimostrato ovviamente che siamo una bella squadra, abbiamo rischiato di giocare peggio in inferiorità numerica, quindi questo la dice tutta, come abbiamo fatto bene invece la partita precedente quando eravamo con noi. Quindi va bene così, andava vinto, il derby non si gioca, si vince, quindi da quel punto di vista va bene per tutti e tiriamo avanti. I ragazzi ce l'hanno sempre messa tutta, mi sono fatto sentire quando reputavo opportuno farlo e adesso li ho accompagnati sereni a questa partita, si è visto in campo, si è visto, il mister mi ha tranquillizzato sulla settimana di allenamenti che era stata pazzesca, quindi sereni, sereni, andiamo avanti, adesso festeggiamo un pochino ma poi spesta subito per 6 giorni, c'è un'altra partita importante quanto questa, perché queste sono tutte importanti. Sì, ecco, ripeto, siamo contentissimi, come ho detto prima, perché è venuta la partita bella proprio in Perugia, sappiamo quanto gli aretini ci tenevano a questa partita qui, così che doppiamente contenti, anzi, immensamente contenti. Facendo un'analisi veramente tecnica, è chiaro, siamo stati favoriti indubbiamente dall'espulsione loro già nel primo tempo. Però la squadra c'era, sono convinto, anche eravamo già in vantaggio e sono convinto che 11 contro 11 ce la saremmo giocata lo stesso. Continuo a ripetere, 19 punti erano poi, 19 punti per le prestazioni che avevamo fatte erano poi, ma molto poi, vedete, meritavamo qualche punto in più e oggi, ecco, ci ho visto proprio... Beh, e ci siamo, ci sei, ecco, la prestazione, cioè, è venuta fuori la partita bella, ma ne abbiamo fatte anche tante belle. Per esempio l'ultimo Sassari, una squadra che contro una corazzata in inferiorità numerica tutto un tempo, ce la fa a pareggiarla e poi la riperde per un infortunio che se gli tirano 100 volte a Trombini la fa 110 volte e la palla. Capito? E oggi finalmente, ecco. Anche i ragazzi, no, credo sia molto importante per la loro autostima, perché io insistevo sempre a dire, no, ragazzi, ci meritava molto più, i punti meritavano più, però quando non venga, ma non ci sono, dice sì, te dici merito, però non ci sono. Ecco, oggi finalmente non me lo diranno più, mamma, mi diranno, avevi ragione. Il gol è stata una bella sensazione, segnare sotto la curva, poi come dicevamo prima c'è stata anche una deviazione, però insomma il gol me lo prendo perché l'ho toccata io per ultimo dei nostri e è stata, segnare sotto la curva è stata un'emozione fantastica, ci pensavamo, volevamo dare una gioia ai nostri tifosi e penso che li abbiamo data. Passiamo al basket, mercoledì 20 dicembre alle 21 al Palasport Extra, l'AMBC Servizi Arezzo ospiterà il basket Cecina per il terzo turno di ritorno del campionato di Serie B. Il calendario mette davanti alla SBA nell'ultima sfida del 2023 nella prima del 2024, le prime della classe, dunque Cecina e Virtus Siena. I tirrenici, guidati in panchina da coach da Prato, arriveranno ad Arezzo con il dente avvelenato dalla sconfitta maturata in casa contro il fanalino di coda Castel Fiorentino lo scorso sabato, che ha frenato la corsa dei rossoblù. E da oggi invece sono installate allo stadio di atletica e presso in tutti gli altri impianti comunali, compreso il città di Arezzo, le carte etiche del Panatron. Si tratta della carta fair play, della carta dei diritti del ragazzo nello sport e della carta dei doveri del genitore nello sport. Documenti che l'organismo internazionale ha messo a disposizione di tutti coloro che si riconoscono nei principi in esse indicati e che siano orientati a darne attenzione. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.